Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. Leggo la lettera del Nunzio Apostolico in Italia, scritta naturalmente a me. Eccellenza Reverendissima, mi reco a doverosa premura di comunicare a Vostra Eccellenza che il Santo Padre ha nominato Monsignor Carlo Bresciani, finora rettore del Seminario Vescovile Diocesano Maria Immacolata di Brescia, nuovo vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di lunedì 4 novembre 2013 e fino a quel momento deve rimanere, come noto, sub segreto pontificio. Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico. Questa è la lettera. Poi stamattina mi ha telefonato Monsignor Conti, che è l'arcivescovo di Fermo, quindi Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana regionale, per dire che la Conferenza Episcopale accoglie con molta gioia la nomina di Don Carlo e mi ricordava il legame antico che c'è tra la Regione Marche e la Lombardia. Praticamente tutti i vescovi di Fermo sono venuti, tolto uno, dalla Lombardia fino a Don Monsignor Franceschetti, evidentemente. Quindi voleva fare gli auguri a Don Carlo e dire che si senta accolto, atteso e desiderato. Poi Monsignor Gestori, che è il vescovo attuale di San Benedetto del Tronto, che quindi diventa emerito, un lombardo anche lui, un milanese, ha mandato questa lettera. Oh, è indirizzata a te, quindi devi leggere. No, leggo io. A Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Carlo Bresciani, vescovo eletto della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto. Eccellenza Reverendissima, confratello carissimo, esprimo fin da questo momento la mia grande gioia per la sua nomina a vescovo di questa splendida chiesa di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto, che il Signore ha affidato alla mia persona per la cura pastorale negli ultimi anni. Ringrazio dal profondo del cuore il Signore e il Santo Padre Francesco per questo grande e prezioso dono alla diocesi truentina, che tutta unita aspetta il proprio nuovo pastore con sentimenti di fede sincera e di disponibilità generosa. Preghiamo da tempo perché il Vescovo arrivi nel nome del Signore e possa vivere un ministero ricco di copiosi frutti evangelici e fecondo di beni spirituali. Gesù, pastore dei pastori, le sia guida forte e fedele per il suo nuovo servizio pastorale ed il grande arcivescovo di Milano, San Carlo, suo celeste patrono, le sia di esempio. Auguri fraterni, un abbraccio nel Signore, Gervasio Gestori, Vescovo. Quindi, naturalmente, a tutte queste lettere aggiungiamo anche il nostro saluto, il nostro affetto e l'augurio più caldo perché Don Carlo possa vivere con gioia il ministero nella diocesi di San Benedetto del Tronto. È diocesi che ha, da quello che mi sembra di aver capito, un certo numero di abitanti e il triplo di quegli abitanti durante l'estate. Vuol dire che è un luogo di turismo. E vuol dire evidentemente che se Don Carlo poi ci invita possiamo trovare quindi gli diciamo che può contare su di noi se ha bisogno di qualche cosa, di qualunque cosa, ci siamo e volentieri per quello che ci è possibile una mano gliela diamo. Don Carlo, auguri. Grazie. Che Dio ti benedica.
arriva quello lì, se no uso questo. Beh, tocca a me adesso dire qualcosa. Il mio primo pensiero in questo momento è di profonda gratitudine e va in modo particolare al Santo Padre, il Papa Francesco, che mi ha voluto vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone e Montalto. Gli sono molto grato per la grande fiducia che pone in me. Di questo mi sento molto onorato. Accolgo con gioia la nomina. Pregate perché io possa corrispondervi pienamente. Confesso che quando mi è stata comunicata la notizia, per un certo tempo mi tornava con insistenza in mente il noto canto di natura vocazionale: Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua terra. A questa chiesa bresciana ho voluto e voglio molto bene. È stata la mia casa e ad essa devo tutto quello che sono, come cristiano e come sacerdote. Essa mi ha generato alla fede, mi ha donato il sacerdozio e mi ha accompagnato nel mio ministero sacerdotale. Sento con il cuore di dover dire grazie a Sua Eccellenza il Vescovo Luciano per tutto quello che ci ha donato e per il fatto che mi ha voluto anche rettore del seminario, oltre al resto. Ringrazio i confratelli presbiteri, le parrocchie nelle quali ho esercitato il ministero e tutti i fedeli che hanno accompagnato con affetto e con preghiera il mio ministero. Soprattutto il mio pensiero e il mio grazie va all'amato seminario diocesano Maria Immacolata. Il seminario è stato finora la mia famiglia, le mie energie di sacerdote, di insegnante e da ultimo come rettore sono state donate qui. Non posso dire quindi che non mi costa il distacco da questa chiesa. Il lasciare questa casa così bella e ricca di tradizioni di fede mi costa. Ora però il Signore, attraverso Papa Francesco, mi chiama a lasciare questa amata chiesa bresciana. Accolgo, dicevo, nella gioia che solo la fede può dare, questa nuova vocazione che non mi sono dato. Mi fido della promessa di Dio e apro il mio cuore alla chiesa di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone e Montalto. La accolgo come un grande dono e prezioso di Dio. Il Signore mi dona un'altra terra, un'altra casa, un'altra famiglia. Di essa mi sento già parte e sono immensamente grato per la benevolenza con la quale essa vorrà accogliermi. Ad essa rivolgo un caro e affettuoso saluto, in modo particolare al mio predecessore, Sua Eccellenza Monsignor Gervasio Gestori, suo vescovo per ben 17 anni. A lui, a tutto il clero, ai consacrati, alle consacrate, a tutti i fedeli va il mio cordiale saluto, chiedendo a tutti il dono di una speciale preghiera per me. Oggi ricorre la memoria del grande vescovo San Carlo Borromeo, mio patrono. Prego perché mi accompagni con la sua intercessione. Su tutti, sulla chiesa di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone Montalto, sulla chiesa bresciana, in modo particolare sul seminario Maria Immacolata, e anche su di me, invoco la benedizione del Signore, unico vero pastore della sua Chiesa. E con questo prego Sua Eccellenza Luciano di benedirci tutti. Grazie. Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia.